Prima continuavano tutte di là, poi a poco le stanno buttando giù. Quando siamo venuti ad abitare qui era l'84, io ero appena nato. Siamo a Scampia, periferia di Napoli. Qui c'è la palestra di judo di Gianni Maddaloni, una zattera di salvataggio per tanti giovani di un quartiere difficile. Io ho avuto un passato un po' particolare. Nel 2014 sono entrato in questa palestra e ho avuto qualche difficoltà con il tempo, perché prendere un ragazzo di strada, portarlo in una palestra e rispettare subito le regole. Disciplina e sacrificio, le armi dei numerosi giovani che frequentano la palestra. Ragazzi con una vita normale e ragazzi con una vita più complicata. Abbiamo tolti dalla camorra 458 ragazzi che stavano in carcere. Più della metà sono tornati a lavorare. Se mio padre ha deciso di aprire una palestra qui è proprio perché noi crediamo nelle persone di questo posto. Noi crediamo che hanno un qualcosa in più, hanno fame. Qui ce n'è tanta di fame, però devi essere bravo a incanalarla nel modo giusto, perché a volte quella fame viene incanalata in un modo sbagliato e dopo si fanno i guai. Mio fratello, prima di partire per le Olimpiadi, si fece il taglio da lui. Andò a Sydney e vinse, gli mandò la cartolina. Da allora è diventato il nostro portafortuna. Pino Maddaloni ha vinto l'oro olimpico alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Marco, suo fratello, ha conquistato molti trofei, tra cui una Coppa del Mondo nel 2013 a Glasgow. Ora insegna arti marziali ai suoi allievi, anche a quelli più difficili. Tu ragazzo lo devi far salire sul tatami a prescindere, dopodiché gli comincia a insegnare la disciplina. E tu dici, se lui non cambia, e io continuo a educarlo fino a quando lui capirà che è lui la pecora nera della palestra. Il fisico non può portare a un atteggiamento violento, ma come non lo può portare anche il saper usare le mani. La violenza viene dalla testa, non viene dalle mani e dal fisico. Le ultime argomentazioni di cronaca parlano di queste arti marziali come fossero armi bianche, no? Più o meno. No, noi abbiamo delle regole. Una di queste regole è che prima di tutto non si utilizza la forza delle mani fuori dal tatami, ma non si utilizza proprio la violenza fisica. E dopodiché, semmai si dovesse utilizzare, ma sicuramente non lo faresti quattro di voi contro un bambino.